Il mio racconto di questa sera inizia con un grande protagonista del nostro tempo, il treno. Sapete quando è stata costruita la prima ferrovia? Nel 1825 in Inghilterra. Qualche anno dopo, arriviamo al 1839, la ferrovia è stata costruita anche in Italia, partendo da Napoli. Da allora ne è passato di tempo e sono stati anche tanti cambiamenti. La ferrovia ha vissuto dei momenti di successo e anche un po', possiamo dire, di trascuratezza. Però adesso sta tornando molto di moda perché è il simbolo per eccellenza del rispetto dell'ambiente. E allora la storia che vi vado a raccontare adesso è quella dell'attore che sta per apparire alle mie spalle. È un trenino famoso nel mondo. È chiamato, oltre che il trenino rosso, il Bernina Express. Pensate che va avanti con un motore elettrico, ci permette di raggiungere dei luoghi che diversamente non potremmo raggiungere in macchina, al massimo a piedi, e soprattutto nel 2008 è stato decretato patrimonio dell'umanità. Ma che cosa avrà mai di così speciale questo treno? Per prima cosa ci farà vedere dei luoghi da perdere la testa. E poi alla sua storia è legata anche la storia di tante altre persone che hanno un sogno, quello di rendere questo luogo il simbolo green per eccellenza. Signori, il Bernina Express. Eccoci qua, siamo pronti a salire. Mi trovo a Poschiavo e lui, come vi ho detto, è il nostro protagonista. Adesso saliremo a bordo. In realtà questo treno parte da Tirano, in Italia, quindi in provincia di Sondrio, e arriva a St. Moritz. Guardate, adesso sto per salire, questo è un vagone riservato alle biciclette, perché sono tante le persone che scelgono di fare questa esperienza portandosi appresso la bicicletta. Saliamo, mi metto qui. Dovete pensare che questo, come vi ho detto, è un treno storico, perché è stato costruito nel 1910, ma già allora era nato per un motivo turistico. Infatti questa è la ferrovia più alta d'Europa ed è stata costruita senza violare il territorio, perché lo scopo in quegli anni, quindi vi ripeto nel 1910, era già quello di catturare i viaggiatori e far godere a loro in pieno il paesaggio, degli ambienti meravigliosi che si potevano ammirare soltanto prendendo questo treno. Adesso partiamo e, come vi ho promesso,
vi farò vedere dei luoghi meravigliosi. Curva dopo curva, immagino cosa deve essere prendere questo treno quando tutto è ricoperto di neve. Una neve che un tempo rendeva difficile ogni attività. Un progetto ambizioso, quello del trenino rosso, iniziato alla fine dell'Ottocento, progettato già allora per la trazione elettrica, alimentata dall'energia prodotta sfruttando le acque del vicino Lago Bianco. Prima tappa a Cavaglia. La prima meraviglia che vi voglio raccontare la trovo all'interno di un giardino. Direte voi, va bene Licia, ci sei già, sei circondata da una meravigliosa vegetazione. No, i protagonisti non sono le piante, ma i protagonisti sono i ghiacciai. Avete mai sentito parlare del giardino dei ghiacciai? Venite con me. Mi trovo ad oltre 1700 metri di altezza, dove, migliaia di anni fa, al termine dell'ultima glaciazione, i ghiacciai, sciogliendosi con la forza delle loro acque, hanno giocato vorticosamente con tutto ciò che incontravano. Il risultato oggi è sotto i nostri occhi, formazioni conosciute come marmitte dei giganti, perché ricordano pentoloni enormi, così grandi da essere utilizzati soltanto da uomini leggendari, i giganti per l'appunto. Piano piano adesso sto scendendo in questa marmitta dei giganti. Non è la più grande. Qui ce ne sono una trentina che sono state ripulite, ma in realtà sono molte, molte di più. Ecco perché è un luogo speciale. Io sono scesa nel punto più profondo, dove vedete c'è questo sasso. Vediamo un attimo se riesco a salirci. C'è questo sasso che si trova qui da migliaia di anni. Lui è stato l'ultimo scultore di questo capolavoro della natura. Dobbiamo immaginare che fino al momento in cui qui continuava ad arrivare l'acqua che giungeva dalla fusione del ghiacciaio, questo sasso, nonostante fosse così pesante, continuava a muoversi, continuava a lavorare, continuava proprio a scavare. Era questo il suo lavoro. Poi quando il ghiacciaio praticamente si è spostato in un altro punto, l'acqua qui non è più arrivata e qui si è tutto cristallizzato nel tempo, fino a quando poi questa marmitta dei giganti è stata ripulita, pensate, da tutti i volontari. Ed è stato un lavoro molto lungo, perché per vuotare delle marmitte anche molto profonde, piene di sedimenti, di detriti, anche di sassi di varie dimensioni, è servita non soltanto molta volontà, ma anche passione e determinazione. E soprattutto la cosa interessante, adesso io esco, è che questo giardino dei ghiacciai è visitabile in maniera assolutamente gratuita. Perché c'è questa scala? Perché dovete pensare che qui arrivavano i visitatori e come al solito c'era qualcuno che voleva calarsi in una marmitta e poi però quando si trovava qua sotto magari non riusciva più a risalire, poteva essere anche pericoloso, e allora hanno deciso, visto che la gente vuole sempre vivere questa esperienza,
mettiamo loro una scala e infatti l'ho fatto pure io. Guardate questa, è la più profonda, arriva a 15 metri. Le persone del posto usano dire questa frase anche romantica. Guardare dentro una marmitta è un po' come frugare nel passato della terra. E chi può dar loro torto? Adesso stiamo raggiungendo altre marmitte che possiamo dire sono ancora in fase di costruzione e Romeo, che è la persona che conosce tutto in questo posto, mi sta accompagnando. Hop! Ecco, e adesso aspetta, ci sposiamo. Aspetta. Un altro lungo fino qua. Ok, hop! Oh, grazie! Guardate la bellezza di questo punto. Qui la marmitta dei giganti è ancora in trasformazione, però non è soltanto la marmitta, perché Romeo è bello tutto, come si formano le rocce, veramente un posto incredibile. È ancora in formazione perché c'è l'acqua che arriva da un altro ghiacciaio che si trova più in su e che poi adesso andremo a vedere insieme. Quindi continua a sciogliersi e continua a lavorare la roccia, creando questa forra che è l'ennesimo spettacolo naturale, l'ennesima ricchezza di questo giardino dei ghiacciai. Leonardo, avvicinati, prova ad abbassarti, basso basso. Sotto di me la marmitta, con tutta la sua forza e la sua energia. Là in fondo il canale, praticamente, il tunnel che ha scavato l'acqua nel corso del tempo. Romeo mi invita a guardare attentamente per riconoscere una roccia che ha il profilo di una donna. Un'altra opera d'arte creata dallo scorrere del tempo. Sono di nuovo sul treno per proseguire il mio viaggio. Prossima tappa, la stazione di Alpgrun. Guardate la bellezza di questo lago. E la cosa che voglio ribadire mentre dal treno vengono date le notizie è che questi luoghi si possono raggiungere soltanto con il treno. Avete capito quando parlo del valore di questo mezzo per muoversi e per raggiungere questi posti? Come un folletto, seduto su ciò che resta di un vecchio albero segato, mi guardo attorno e ciò che mi circonda
mi invita a una nuova riflessione. È in luoghi come questo che mi viene in mente l'importanza del capitale naturale. Infatti, in questi territori l'hanno compreso tanto tempo fa. Vi ho detto che il Trenino Rosso è stato inaugurato nel 1910. Già allora, a livello proprio turistico, si era capito che la bellezza poteva diventare una fonte di reddito. E di bellezza qui, come vedete, ce n'è davvero tanta, ce n'è in abbondanza. Là sotto questo lago si chiama Lago di Palù. Sembra uscito da un dipinto, tanto particolare è il suo colore. Ma in realtà non posso non ricordare che è il frutto di una lenta morte. Quale? Quella di un ghiacciaio bellissimo, gigantesco. Lo intravediamo, quello che rimane del ghiacciaio, là in cima. Sapete che fino a 60 anni fa questo ghiacciaio, il ghiacciaio di Palù, arrivava dove là si intravede quella sorta di barriera? In questi anni si è consumato lentamente e l'acqua che poi ha dato vita a questo lago, probabilmente potremmo definirla come le sue lacrime. Ci si può pure affacciare alla finestra. Davvero dire wow è l'unica cosa che mi viene da fare. Terza tappa del mio viaggio, Ospizio Bernina. È il punto più elevato raggiunto dal treno e la stazione più alta d'Europa, 2256 metri sul livello del mare. Ma ciò che rende davvero speciale questo luogo è l'incontro fra due specchi d'acqua vicinissimi, protagonisti di una curiosità geografica. Raggiungo la riva del più grande dei due, il Lago Bianco, le cui acque si uniscono prima all'Adda e infine raggiungono l'Adriatico. Il suo colore è molto particolare, è di un azzurro lattiginoso perché alimentato dalle acque del ghiacciaio ed è separato solo con un piccolo lembo di terra dal laghetto vicino, conosciuto con il nome di Lago Nero. Le acque di questo piccolo specchio d'acqua però vanno da tutt'altra parte. Prima si uniscono al Danubio e poi raggiungono il Mar Nero. I due laghi sono accomunati solo da una triste leggenda, secondo cui, in un tempo lontano, lo spirito dei boschi, follemente innamorato di una bellissima fata, non ricambiato, decise di rapirla e di imprigionarla. La fata però riuscì a fuggire e si rifugiò nelle acque del lago, che assunsero così il colore della sua anima pura. Disperato, lo spirito dei boschi si buttò nel lago accanto, che invece divenne nero come la sua anima cupa. La leggenda narra che tuttora, dal fondo del Lago Nero, lo spirito dei boschi tenti invano di conquistare la sua amata con dolci canti.
Leggende a parte, a volte la realtà, con le sue storie, può superare la nostra immaginazione. Per capire di che cosa sto parlando, devo raggiungere Diavolezza. Come vedete, l'ambiente in questo punto si presenta in maniera un po' diversa. La valle è sempre molto aperta, abbiamo però la presenza di numerosi animali domestici e dobbiamo anche pensare che qui d'inverno si viene a sciare. Infatti là in fondo ci sono gli impianti sciistici. Questo è un territorio preziosissimo per gli animali e qui viene nel corso dell'estate una donna, il suo nome è Claudia, che da sempre è cresciuta in compagnia dei cavalli e con loro ha creato un rapporto davvero speciale. Ma non sono cavalli qualsiasi, fanno parte di una razza molto rara. Si dice che oggi al mondo ne siano rimasti soltanto 1500 esemplari. Sto parlando di cavalli berberi, che sicuramente qui in Svizzera uno si domanda come mai ci sono questi cavalli che poi sono originari del Nord Africa. Ebbene, proprio per questo motivo, perché essendo animali rari, Claudia vuole aiutarli a procreare e quindi ad avere altri esemplari che poi ovviamente vengono venduti alle persone che li amano. Però Claudia con loro ha un rapporto, come vi dicevo, davvero speciale e li porta in vacanza, perché potremmo dire così, per 3 anche 4 mesi l'anno. Li porta qui e in questa valle meravigliosa loro tornano ad essere un po' selvaggi. Riformano il branco, i piccoli crescono in compagnia della madre e secondo Claudia questo è indispensabile per avere dei cavalli che poi sono equilibrati, per avere dei cavalli con i quali si crea veramente un rapporto speciale. Insomma, con lei questi cavalli è come se fossero una sorta di figli. Mentre ci avviciniamo al branco, dobbiamo ricordare innanzitutto che alla natura non si comanda e quindi con le nostre telecamere iniziamo a fare le riprese da lontano. Immediatamente vedo una scena che mi colpisce molto. 3 puledri a terra con 2 cavalli adulti che sembrano assisterli. Claudia subito mi rassicura, spiegandomi che l'esemplare bianco è la mamma di uno dei 3 piccoli, ma in questo momento si sta prendendo cura anche degli altri 2, assieme a quella grigia che, come potete vedere, vigila verso un'altra direzione. Non è così comune vedere i piccoli che dormono sdraiati, o no? No, cavalli che vivono in branco naturale con abbastanza spazio e un'organizzazione sociale naturale dormono così. Perché addirittura, Claudia, molte volte c'è l'usanza, il detto che dice i cavalli dormono in piedi. Sì, riescono a pisolare in piedi. A pisolarsi in piedi. Sì, così, sai, un po' così. Sì. Questo sì, riescono a fare. Ma da quel momento che sono più, che non sono da soli, che sono in un gruppo, che hanno i cavalli che stanno vigilando. Sì. Se tu hai una vigilia, allora puoi dormire così. Bellissimo. Forse vediamo anche adulti sdraiati così, ma non vediamo mai tutti sdraiati. Bellissimo. Si fanno il cambio anche di notte, hanno come un turno. Ascolta, quanti cavalli ci sono attualmente? Adesso c'è qui una trentina. Una trentina? Quanti 8 piccoli? 8 puledri. La più giovane ha 1 mese oggi. Funziona così nel branco, che sono quasi tutte femmine, tolti i puledri? Sì, allora noi i maschietti con 1 anno li togliamo dal branco e li mettiamo nel branco dei maschietti, che è un gruppo guidato da uno stallone da 8 anni, ma anche in natura è così. I maschietti devono allontanarsi dal branco da quel momento che diventano sessualmente attivi. Sì. Nel branco naturale è lo stallone che dice, uè ragazzo, vai via. Via.
da noi siamo noi. Senti, però tu ci tieni tanto che i cavalli rimangano all'interno del branco anche per 3-4 anni. Sì. Per me diciamo ideale se riescono a stare fino a 3 anni e mezzo. Non sono adulti, ma diciamo dopo hanno una certa età, come i nostri figli o figli quando lasciano la casa con 15, 16, 17 anni, perché vanno a studiare, è una cosa naturale, no? Quindi hanno imparato le cose essenziali della vita. E sono più equilibrati. Comportarsi più o meno decente, allora poi lasciarli andare, no? Possiamo provare ad avvicinarci? Sì, così vediamo come giù, cambiano i loro comportamenti. Adesso andiamo a salutare i bebè. E guardate, guardate adesso come cambierà il comportamento quando Claudia si avvicinerà. Va bene, andiamo veloci giù a salutare i tre piccoli. Ci proviamo, bene, ma dai, molto volentieri. Andiamo velocemente giù a salutare i piccoli. Non ti posso garantire se rimangono sdraiati, ma proviamo. Dobbiamo anche scendere con una certa attenzione. E dopo se vedi questo, ma scusa, come vieni? Devi chiedermi perché faccio questo lavoro. Perché sei ma è da innamorata. Piangere, ma guarda. Zet. Sono bellissimi, guardate questa scena. È meravigliosa. Posso provare, ma Claudia? Vieni, vieni. Questo Iset si chiama Iset. Meravigliosa. Bene, adesso guarda cosa c'è e si sta di nuovo. Quindi vuol dire che è il massimo della tranquillità. Sì. Questo è fiducia e lui sa che l'uomo è buono. Dopo ormai nella vita forse va altre esperienze, speriamo poche. Ma se tu dopo basi l'educazione, la doma su questa fiducia, più il rispetto che hanno, allora il lavoro diventa molto facile. Certo. Mm? Oh, oh, ehi, ma come sei bello! E si chiama proprio così, bello. Si chiama Jamil, che vuol dire bello. Guardate che situazione, esatto. Che situazione. Esatto. Anche adesso l'altro si alza. Però senza nessuna tensione, quando si parla di armonia, tu sei veramente, anche so che non ti piace la donna che sussurra i cavalli. Perché hai un rapporto con loro così? Sì, li sto ascoltando, allora non devo sussurrare. Li ascolti? Allora tu li ascolti. Come capisci quando sono tranquilli o quando hanno paura, ad esempio? Ma sono tante cose da vedere, come le orecchie, dove va l'occhio, se la testa è alta o bassa. Per esempio adesso lei ha la testa abbastanza rilassata. Provate di osservare dopo quando entra l'altra cavallo, come cominciano a alzare il collo per dire cosa succede così. Vedi che anche lui di nuovo comincia a abbassare la testa. Quindi sta per rimettersi a riposare. Tranquillo. Ma l'altro è come un... quando si monta, dopo noi montiamo tantissimo col respiro. Espirare per rallentare, inspirare per farli andare più veloci. E loro anche col respiro ti dicono tante cose. Io ragazzi veramente i cavalli li ho visti tante volte, ma una situazione del genere... Ehi! Allora, dici di no. No? Ma sì, dici no. Un regalo bellissimo quello che ci ha fatto Claudia, permetterci di vivere questo momento. Imprevisto davvero e per questo motivo ancora più prezioso. Armonia, questo è ciò che ho respirato, un elemento che non si compra né si vende, ma si crea solo con tanto amore e tanto rispetto.
l'ultima tappa del trenino rosso è St. Moritz, una località molto famosa e allo stesso tempo molto lontana dall'atmosfera incantata che ho appena vissuto. Da anni, meta del jet set internazionale, è famosa anche per le ville futuristiche, come quella di un famoso architetto chiamato Norman Foster, a forma di disco volante, che osserva tutta la città. Ma è forse d'inverno che St. Moritz, vestita di bianco, si mostra in tutto il suo splendore. È infatti diventata da tempo una meta dove lo sport sicuramente si piazza al primo posto. Dalla neve di St. Moritz adesso ci spostiamo a quella dei ghiacciai perenni dell'Islanda, a cavallo del circolo polare artico. Nell'estremo nord Europa, a ridosso del circolo polare artico, immersa nel freddo mar di Norvegia, giace l'Islanda. ...5.000 chilometri di coste frastagliate, incise di fiordi, formatasi dall'erosione millenaria dei ghiacciai. Un territorio per la maggior parte inospitale e in alcune parti ricoperto da ghiaccio perenne. Un'isola dal fascino mistico, ai confini del mondo. Sulla nera spiaggia vulcanica di Reynisfjara, nella costa sud dell'isola, il sole sorge in mezzo alle colonne basaltiche, tingendo tutto di oro. Terra e mare, cielo e aria, acqua e fuoco. Gli elementi in Islanda si fondono in un'energia vitale unica. Dallo scioglimento dei ghiacciai, nell'entroterra nascono voluminosi torrenti che attraversano canyon scenografici, come quello di Fjallaljökull. La neve cade candidamente in questo fiume, che con grande forza ha scavato la roccia fino a plasmarla. La potenza di questi corsi d'acqua si manifesta appieno nelle cascate. Decine di migliaia di litri di acqua gelida saltano nel vuoto ogni secondo. La cascata di Haifoss, con il suo salto di 128 metri, immerso in un paesaggio invernale, lascia estasiato il viaggiatore. L'Islanda conta oltre 20.000 cascate, ma quella di Haifoss è certamente una delle più scenografiche. La presenza dell'uomo è perfettamente integrata nella natura. Le strade, costruite su sottili strisce di terra, attraversano i fiordi come spade vichinghe. Ma a queste latitudini è il ghiaccio a farla da padrone. Enormi diamanti di ghiaccio rimangono adagiati sulla nera sabbia vulcanica che accentua il contrasto con i blocchi di iceberg, enfatizzandone colori e riflessi, facendoli apparire come una distesa di tante scintillanti pietre preziose. Il ghiaccio crea delle scenografie uniche che variano in continuazione ovunque si poggi l'occhio.
forme e dimensioni inserite in scenari da film di fantascienza, come le lingue del Vatnajökull, il più grande ghiacciaio islandese. Il ghiaccio è un elemento in perenne trasformazione. La sua trasparenza gli permette di assumere colorazioni sempre diverse, specialmente quando il sole cala e la gamma di blu diventa infinita. Ed è proprio quando uno meno se lo aspetta che l'Islanda, terra di incanto, offre il meglio di sé. Continuo ora la mia scoperta della Val Poschiavo. Il suo capoluogo è il borgo di Poschiavo, un paesino con poco più di 3.500 abitanti, che nel 2016 è stato inserito nella lista dei borghi più belli di tutta la Svizzera. Per secoli le sue meraviglie sono state custodite come tesori naturali dall'ambiente circostante e sono state conosciute soltanto dai suoi abitanti. Il turismo è iniziato solo intorno al 1910, grazie proprio all'inaugurazione del Bernina Express. Circondata dalla quiete e da palazzi antichi, cammino fra vicoli pieni di storia. Scopro però che al di là delle diverse dominazioni, fra il XVI e il XVII secolo, Poschiavo ha assunto anche tinte fosche, come scopro entrando nel suo museo. In un periodo segnato da guerre, epidemie e catastrofi naturali, in cerca di un responsabile a cui addossare la colpa, in questo piccolo comune si tennero più di 300 processi per stregoneria. In questa sala abbiamo ancora tanti documenti originali dell'epoca. Qui un atto originale di un processo nel corso del quale è stata condannata una donna accusata di stregoneria, in che modo venivano uccise per decapitazione davanti a tutti nella pubblica piazza. Qui, muovendomi, abbiamo invece alcuni strumenti che venivano utilizzati per le torture. Potete ben immaginare che chiunque sotto tortura avrebbe ammesso qualsiasi cosa. Un esempio, questo qui, uno strumento semplicissimo, veniva chiamato il cavalletto. Le persone venivano denudate e messe a cavalcioni di questo legno con dei pesi legati alle caviglie, lasciati lì per ore, fino a quando questo cavalletto di legno segava il loro corpo. Uno si domanda come potessero inventarsi cose del genere. Sembra addirittura di entrare in un film dell'orrore. E questa era l'aula processuale. Quante volte noi abbiamo sentito parlare di processi alle streghe portati avanti dalla Santa Inquisizione? In realtà qui la Chiesa non c'entrava assolutamente niente. Questi erano tribunali e accusatori civili.
erano persone scelte dagli abitanti del posto. E quali erano le colpe? Quali erano le accuse che venivano fatte alle donne, o comunque pensate anche ai bambini, ai vecchi, agli anziani? Ecco, le persone venivano sedute in questo posto. Io in questo momento potrei essere un'accusata. Dobbiamo pensare che erano tempi dove tutto ciò che non aveva una spiegazione logica poteva essere frutto di immaginazione, frutto di stregoneria. Era necessario dare una risposta a ciò a cui non si poteva rispondere. Un esempio: una donna accarezzava una mucca camminando per la strada e il giorno dopo la mucca non dava il latte. Com'era possibile? Sicuramente poteva esserci un legame con qualcosa di incomprensibile, quindi con la stregoneria. In realtà c'era pure il difensore, ma era un difensore d'ufficio che alla fin fine non faceva molto per evitare l'uccisione dell'accusato. Al massimo chiedeva clemenza alla corte, una clemenza che arrivava molto molto di rado. Ai tempi nostri probabilmente le streghe sono altre, sono quelle che vengono accusate ingiustamente sui social. Perché no? Non merita una riflessione? Ma Boschiavo certamente non è stata solo superstizione e roghi. I secoli passano, come testimoniano abiti, strumenti di lavoro e antichi oggetti personali che stiamo vedendo. Come tante altre realtà, alla fine dell'Ottocento, Boschiavo ha vissuto un forte fenomeno di migrazione. Molti pasticceri partirono in cerca di fortuna verso Francia, Inghilterra, Russia e soprattutto Spagna. Zucchero, uova, latte delle mucche e l'ormai famoso cioccolato svizzero hanno contribuito al loro successo. Con il tempo, i pasticceri del piccolo borgo svizzero vennero definiti l'aristocrazia in camice bianco per la fortuna riscossa dai loro locali all'estero. Fu proprio con il loro denaro che vennero costruite le abitazioni del quartiere conosciuto oggi con il nome di quartiere spagnolo. Possiamo certo dire che il sacrificio dei nonni è stato prezioso per il rilancio del territorio, basato sulla bellezza, la cultura e il sogno di diventare una Smart Valley. Cosa significa? Ve lo spiego fra un attimo. Da più di un secolo Boschiavo deve la sua fortuna ai prodotti del territorio, prima, come vi ho detto, con la pasticceria, oggi invece promuovendo l'idea di una Smart Valley, una valle dove economia circolare, una corretta gestione del territorio ed eventi culturali debbono essere al centro di tutto. Un progetto che aspetta solo di essere ufficializzato. Cassiano, ma perché è così importante riuscire ad avere un documento che certifichi la Smart Valley? Ma perché il lavoro che abbiamo fatto negli ultimi 20 anni vogliamo anche raccontarlo e diventare un modello per altre regioni. Quindi questo lavoro che abbiamo fatto mettendo al centro il nostro paesaggio, le nostre tradizioni, la nostra cultura, per diventare una regione moderna che al passo coi tempi, che guarda al futuro, per dare valore alle persone che abitano qua e per dare ai giovani delle prospettive per abitare anche in un posto come questo, che è in mezzo alle montagne delle Alpi svizzere, per noi è molto importante. C'è la paura che i giovani se ne vadano.
umano, quindi la tecnologia può aiutare, può essere un perfetto connubio con la natura, la bellezza, l'ambiente. Assolutamente, tecnologia e innovazione sono gli elementi importanti per dare. Noi non vogliamo vivere in un museo, vogliamo vivere in un posto nel 2020, nel 2050. Infatti la nostra strategia guarda al 2050, la regione modello vuole diventare un esempio per le persone qui, in modo tale che attraverso le tecnologie, l'utilizzo delle risorse, la formazione, tutti i valori vengano tradotti nel futuro e il nostro patrimonio culturale diventi un asset per lo sviluppo territoriale. Una gestione delle risorse è una formazione che si può scoprire anche nel passato, perché, ricordiamolo, sono sempre le persone a fare la differenza. Adesso dobbiamo immaginare che questa scala sia una sorta di macchina del tempo che ci porta alla fine del 1700 e ci fa entrare in un palazzo storico di proprietà di un barone considerato illuminato. Addirittura in quegli anni era già connesso con il resto d'Europa. Questa è una delle sale del suo palazzo storico, all'interno della quale abbiamo ancora la sua presenza. Ma come poteva essere connesso se in quegli anni ovviamente internet non esisteva? Beh, dobbiamo pensare che in quel tempo la cultura apriva la mente, creava legami, e questo era un uomo molto colto. Il barone De Bassus leggeva libri e tentava di creare legami con il resto d'Europa. Allora, dobbiamo pensare che addirittura tempo prima, nel 1600, a Valposchiavo c'era una stamperia fra le più importanti e soprattutto fra le prime di tutta la Svizzera. Che cosa fece il barone De Bassus alla fine del 1700? Decise di far stampare la prima edizione in italiano di un libro considerato proibito, I dolori del giovane Werther, del grande Goethe. Da allora Valposchiavo fu conosciuta in tutto il nord Italia e anche il barone fu molto apprezzato, come potete immaginare. Oggi l'utilizzo della carta è in costante declino perché il digitale l'ha spesso sostituita, ma a mio avviso i libri cartacei rimangono un'altra cosa. Le tecnologie sono indispensabili per il nostro cammino verso il futuro e non solo per l'intrattenimento. Ascoltate. Nel 2020, ai Grammy Award, la più importante kermesse musicale d'America, viene premiato, nella sezione Best Spoken World Album, l'audiolibro Becoming, dell'ex First Lady Michelle Obama. Che per un long seller, che solo nei primi sei mesi ha venduto oltre 10 milioni di copie nel mondo e che porta la firma di un personaggio amatissimo, siano stati scelti come formato anche quello dell'ebook e quello ascoltabile, la dice lunga su quanto ormai siano cambiati i mezzi di fruizione dei lettori. La popolarità del libro elettronico e dell'audiolibro è andata sempre più crescendo anche in un paese come l'Italia, fanalino di coda nelle classifiche europee che riguardano il tasso di lettura. Nel 2020, però, complice anche la reclusione forzata tra le mura domestiche a causa della pandemia, è salito al 61% il numero di persone che dichiara di aver letto almeno un libro all'anno, contro il 58% del 2019. Ma soprattutto, dal primo lockdown a oggi, oltre 2 milioni di italiani hanno comprato per la prima volta un ebook. Lo schermo si riconferma protagonista indiscusso della nostra quotidianità. In particolar modo quello dello smartphone, diventato ormai estensione del nostro corpo.
Alle sue prossime versioni lavorano alcuni tra i migliori cervelli del pianeta, promettendo un cellulare in realtà già prodotto, ma ancora molto da perfezionare e capace di creare immagini olografiche, cioè di far vivere a pochi centimetri da noi persone in 3D. Se vi sembra fantascienza, pensate che Artines, una startup tutta italiana che ha come cofondatori tre bioingegneri del Politecnico di Milano, ha già trovato il modo di sfruttare la realtà aumentata per aiutare cardiochirurghi in operazioni complesse. L'alleato magico, in questo caso, è un elmetto. Al medico basta indossarlo per ritrovarsi davanti l'ologramma del paziente o del suo cuore, da studiare e su cui simulare l'intervento, in modo da entrare in sala operatoria più preparato che mai. Questa innovazione, unica in Italia ad avere applicazione su quest'organo, è in fase di sperimentazione, con importanti risultati in diversi ospedali italiani, e diventerà presidio medico tra aprile e maggio. Non è quindi così lontano il momento in cui, con una semplice telefonata, ci ritroveremo accanto l'avatar del nostro amico che si trova dall'altro lato del mondo. Proprio come nella serie capolavoro Star Wars, ambientata in un futuro, forse per noi, davvero prossimo. La tecnologia, come abbiamo sentito, può essere utilissima in tanti settori e anche per un'agricoltura più rispettosa dell'ambiente. Ma esistono aziende agricole che hanno scelto di ricorrere ai metodi tradizionali. Vi ho già accennato al capitale naturale, ma in realtà, concretamente, di che cosa stiamo parlando? Tutti sappiamo che cos'è il nostro capitale, sappiamo quanto abbiamo nel nostro conto corrente in banca, ma fortunatamente negli ultimi anni sempre più spesso si parla anche di capitale naturale, cioè di quella ricchezza che noi abbiamo attorno a noi, che può essere anche fonte, oltre che di benessere, di reddito. Guardate ad esempio dove mi sto muovendo in questo momento. Ci sono delle signore che si trovano in mezzo a un campo pieno di fiori, che però rappresenta molto molto di più. Stanno raccogliendo delle piante preziose. Parliamo quindi di agricoltura biologica. Tutti sappiamo che cos'è l'agricoltura biologica, però probabilmente tutti sappiamo anche che un prodotto nato da un'agricoltura biologica costa un pochino di più rispetto a un prodotto fatto crescere in maniera diversa. Allora, noi adesso vi racconteremo una storia bellissima che ci fa capire come un corretto rapporto con la natura possa aumentare il nostro capitale naturale, possa essere un prodotto più democratico, sì, potremmo dire così, e addirittura anche, perché no, una fonte di gioia. Elmo, la tua famiglia da più di 30 anni ha creduto nel biologico. Sì, io ho una piccola azienda di produzione di erbe pertisane, ne faccio circa 6 ettari, dunque sì, non è grande. Impieghiamo 10 fino a 15 persone e riusciamo a vivere dal nostro prodotto. Però sai, se tu mi dici riusciamo a vivere, uno pensa, vabbè, con grandi sacrifici. Invece tu dici, io ci tengo tanto a pagare il giusto le persone che lavorano per noi, ci tengo che il mio prodotto rispetti l'ambiente, e addirittura tu dici, se venisse una società che mi offrisse magari anche tanti soldi per comprare tutto il mio prodotto, non glielo darei. Perché questo? Ma è la nostra filosofia. Abbiamo capito che se riusciamo a fare un prodotto buono, deve essere comunque buono alla fine. Sì. Il consumatore deve apprezzarlo per il buono. Il consumatore te lo paga anche, non ha problemi a darti i soldi che gli chiedi. Il grande distributore, lui ti impone i prezzi e noi diciamo no. È l'unico che hanno provato a imporci i prezzi, abbiamo detto no. Ma voi poi lo vendete anche fuori dalla Svizzera? Lo vendiamo anche fuori dalla Svizzera, sì. Però è un numero limitato, perché sì, Non parliamo di grandissime quantità. Sono dei privati che lo apprezzano, magari sono qua di passaggio in vacanza e lo acquistano e poi gli piace. E continuano a fartene richiesta. Sì.
Fra l'altro, noi ci siamo stupiti venendo qua guardando come le signore raccolgono le piantine a mano. Tu non utilizzi le macchine per concimare, utilizzi che cosa? Allora, io utilizzo il letame dei miei cavalli, però sì, non grezzo, lo trasformo in compost, lo lavoro finché diventa praticamente humus, e questo, mettendolo poi nella terra, ti dà un valore in più, arricchisce la terra, arricchisce i microrganismi e gli animali che ci vivono. E perché non usi le macchine per fare la raccolta, ad esempio? Ma, da una parte, proprio per la grandezza che ho, non ha senso prendere una macchina che... Perché il posto abbastanza piccolo. È limitato, sono dei piccoli campi. E poi ritengo che una lavorazione manuale può sembrare un po' strano, ma toccare la piantina con le mani gli dia un altro valore. Cioè la piantina ti ringrazia quasi, ti è riconoscente per quello che fai per lei, per la carezza che gli dai. Elmo, io so che ci sono altre persone che hanno scelto il biologico e magari dicono di farlo per un discorso etico, per il piacere di dare delle cose buone agli altri. Credo che tu invece abbia un'altra idea a riguardo, sbaglio? Sì, ho anche un'altra idea. Io voglio guadagnare e voglio, diciamo, arricchirmi, per così dire. Sì, voglio pagare la mia gente in modo adeguato, e chi sta con me e fa affari con me voglio che possano guadagnare anche loro nel modo giusto. E ci si riesce? E si riesce, senz'altro. Ma secondo te c'è un segreto per fare con l'agricoltura un business? Noi dobbiamo cercare, noi contadini, dobbiamo cercare di mantenere la filiera corta, di arrivare fino al consumatore con il nostro prodotto finito e non darlo in mano a degli intermediari, perché sono loro che fanno il guadagno e l'affare. E questo succede dappertutto nel mondo, non è una novità. Succede nel terzo mondo, succede qua da noi. Cosa succede nel terzo mondo? Nel terzo mondo noi andiamo e compriamo delle materie grezze, ad esempio, per poco prezzo, per poi valorizzarle qua da noi, qua in Europa o in Occidente. E dunque lasciamo le briciole alla gente laggiù. E questo è sbagliato. La mia prossima meta la raggiungo partendo da Alpe Campo, questo rifugio che si trova a 2068 metri d'altezza. Parto da qui perché camminando soltanto per 10 minuti raggiungerò un luogo meraviglioso, uno dei laghi più belli di questo territorio. Adesso guardate, sono arrivata a questo punto, c'è una recinzione che impedisce agli animali che pascolano liberi in questo territorio di scendere al lago, e noi andiamo, passiamo un tornello, semplicissimo. Che posto meraviglioso! Quindi una fotografia è d'obbligo, ma forse anche no. Per quale motivo? Beh, voglio farvi una domanda. Quante volte vi è capitato di trovarvi in un posto stupendo e poi immediatamente avete preso la vostra fotocamera, il vostro cellulare e avete scattato un sacco di fotografie, magari perdendo la forza del momento, addirittura la bellezza del momento? A me, se voglio essere sincera, è capitato tantissime volte. Perché? Perché facendo questo lavoro uno viaggia, vede dei luoghi da sogno e poi è tutto concentrato per fare le riprese. E invece no,
Arrivando in questi posti, secondo me, oggi il segreto è un altro. È proprio quello di abbandonare totalmente l'apparecchiatura elettronica. Magari sdraiarsi sulla riva del lago, in silenzio, sentire soltanto il canto degli uccelli, guardare le montagne che sono ancora ricoperte di neve o al massimo specchiarsi nel lago. Lasciamo adesso questi ambienti incantati per trasferirci molto lontano. Raggiungiamo l'Oceano Indiano insieme a Mr. Nat per raccontarvi il nord del Madagascar. Siamo a Nosy Be, una piccola isola di origine vulcanica immersa nelle calde acque del canale di Mozambico. Il nostro viaggio inizia dal principale centro abitato dell'isola, un luogo in pieno fermento, vivace ed anche un po' caotico, decisamente lontano dalle atmosfere di pace e di tranquillità che si respirano sulle sue spiagge. Ci troviamo nel cuore del mercato di Hellville, qui a Nosy Be. Pensate che è aperto dalle 6 di mattina fino alle 6 del pomeriggio ed è sempre pieno di persone. Adesso ne proveremo a scoprirlo assieme. Allora, mi hanno spiegato finalmente che cos'è questo. Io da lontano pensavo fosse del pomodoro oppure un alimento. Invece no, è della cera che viene passata in casa per pulire alcune basi come il legno. Il riso è il principale alimento della cucina malgascia, forse proprio per lo stretto legame con l'India e con le antiche popolazioni che arrivarono qui dall'Oriente. Pensate che il carbone rappresenta la prima fonte energetica per tutte le famiglie malgasce. È un elemento quotidiano di tutti i giorni, ma al contempo il carbone rappresenta anche la prima causa di deforestazione del Madagascar. Decidiamo di fare un ultimo giro di Hellville a bordo di un mezzo di trasporto locale, il tuk-tuk, sul quale ci spostiamo fra le strade trafficate di quello che è uno dei più antichi insediamenti coloniali del Madagascar. La cittadina fu infatti fondata dall'ammiraglio francese De Hell nel 1841, da qui il nome della città, poi ribattezzata Andoani. Quella su cui camminiamo è una distesa di lava solidificata che ci ricorda l'origine vulcanica di Nosy Be. Nelle
Questa mattina stiamo attraversando Nosy Be per arrivare a Montpassò, uno dei punti più alti dell'isola, e sono in compagnia di Giuseppe. Pensate, lui fa un mestiere bellissimo che io sognavo di fare quando ero piccolino, lo zoologo. Uno dei problemi principali del Madagascar è il disboscamento. Qui alla nostra sinistra e alla nostra destra ci sono delle piantagioni di canna da zucchero. Però mi dicevi che non è soltanto, diciamo, questo il problema, ma anche i langhi-langhi. Perché? Per quanto riguarda i langhi-langhi, il langhi-langhi è noto come olio essenziale, viene usato nella fabbricazione di noti marchi di profumeria, ma purtroppo avendo un prezzo molto elevato alla vendita incita i malgasci a deforestare per piantarlo. Come si può difendere da questa deforestazione? La situazione la si salva se si lavora con la scolarizzazione, quindi lavorare moltissimo a livello scolastico e iniziare a introdurre la problematica della protezione ambientale è una delle priorità del Madagascar. Giuseppe mi porta in un luogo che, come molti altri in questo paese, ha subito negli anni profondi cambiamenti. Al di sotto di queste piante esisteva un ecosistema differente. Certo. Prima. Adesso? Adesso quello che puoi vedere qui davanti ai tuoi occhi non esiste più nulla, niente, neanche un minimo di sottobosco, e purtroppo è vantaggio dell'agricoltore che si sta occupando di questo tipo di piantagione tenere pulito il terreno in maniera tale da evitare erbe infestanti, animali che possano parassitare eventualmente le piante e fare andare a male i fiori. Però Giuseppe, dobbiamo dire che la produzione, le piantagioni di langhi-langhi danno tanto lavoro, danno comunque in un certo senso benessere. Certo. Quindi quale potrebbe essere l'equilibrio tra le due cose? Potrebbe essere oramai rilegate in alcune zone del paese senza essere troppo invasive nelle zone di foresta primaria che restano oramai nel nord del Madagascar, che sono ben poco. Ma non dobbiamo dimenticare che, per quanto ferita e sfruttata, questa resta una terra straordinaria, che vanta un'incredibile biodiversità, ricca di foreste primarie e specie animali endemiche. Lori, scusa, inquadra qui, guarda, guardate. Guarda, questo è uno stenditoio naturale. Abbiamo fermato la macchina perché proprio in questa zona c'è una produzione artigianale di langhi-langhi. Andiamo a vedere. L'economia di questa famiglia, così come quella di molte altre famiglie malgasce, dipende in gran parte dalla lavorazione di questa pianta. Ci viene permesso di entrare nell'ambiente della casa dove sono stoccati i fiori di langhi-langhi. Giuseppe mi spiega che quelli gialli sono più maturi e quindi anche più profumati. Sono qui in attesa che si completi la raccolta, in modo da poterne lavorare una considerevole quantità. E qui, con l'aiuto di un alambicco artigianale, avverrà la fase di distillazione. La bollitura in acqua dei fiori genererà una condensa che, convogliata attraverso una serpentina, goccia dopo goccia, produrrà l'olio essenziale di langhi-langhi. Materia prima molto utilizzata nella cosmesi. Ci spostiamo adesso in un altro punto elevato dell'isola, da dove è possibile godere di una vista a 360 gradi.
Noi ne vediamo solo alcuni, ma sulla piccola Nosy Be ci sono diversi laghi vulcanici, generati quindi dallo sprofondamento di antichi vulcani che col tempo per riempimento hanno assunto l'aspetto che possiamo ammirare oggi. Questi laghi, che sono circondati da foreste primarie, sono considerati sacri dagli abitanti dell'isola, che come in gran parte del Madagascar sono di religione animista. Siamo a visitare l'albero sacro e prima di entrare dentro dovete indossare la vestiti tradizionale. Per le donne, chisali, saluvna e chisali. Quindi saluvna è questo qui, sì, e il chisali è quello questo, che sì. Porti in testa. È una sorta di pareo. Una sorta di pareo, e per uomo kitambi. I vestiti tradizionali proprio per rispettare le antiche tradizioni. Sì, sì, esatto. Indossiamo anche noi ciò che è richiesto per presentarsi al cospetto del grande Matsinjo, l'albero sacro. Quando entrare, piedi a destro prima. Prima il piede destro? Entriamo in un luogo dal fascino misterioso, in un labirinto di liane e piante chiamate Banyan, le cui lunghe radici dal cielo affondano nel terreno creando nuovi arbusti. Fanza racconta che la storia di questo gigante ha avuto inizio circa 200 anni fa, quando Radama I, re della tribù di Merina, completava l'unificazione politica del Madagascar. Nosy Be fu allora rifugio dei principi decaduti della tribù di Sakalava. Insieme alla regina sbarcarono sull'isola un gruppo di colonizzatori indù che le offrirono un germoglio di Ficus bengalensis. La regina ordinò di piantarlo proprio qui e oggi è diventato un vero e proprio monumento naturale che occupa una superficie di 5.000 metri quadri. Finalmente siamo arrivati. Questo alle nostre spalle è l'albero sacro, è gigantesco. Ti volevo chiedere una cosa, ma perché è avvolto da tutti questi teli rossi? Perché i tessuti sono l'offerta, fa parte dell'offerta. E il colore è il colore della regina, che rosso significa oro e bianco argento. Ok, quindi si viene qui, si chiedono dei desideri all'albero sacro e nel caso questi poi si dovessero realizzare, ritornano nuovamente per ringraziare. Ma non è all'albero sacro che si deve chiedono, ma gli spiriti che abitano dentro. Che abitano qui dentro. Sì, l'albero come una chiesa naturale. Dal sacro al profano il passo è breve, in un istante, al ritmo di musica, l'atmosfera si accende di allegria. Some, if not all of it back. I thought I was happy.
Nosy Be ci siamo spostati a Nosy Irangia, una delle isole più belle che abbia mai visto. Adesso però conosceremo la popolazione malgascia che vive qui, perché appena arrivati c'è proprio un villaggio che ci ospita. È sempre buona usanza, prima di visitare un villaggio, conoscere il capovillaggio. Ciao! Bonjour! Ça va? È possibile visitare, fare una visita? Yeah. Ci dà il permesso? Yeah. Vabbè. Abbiamo il consenso. Adesso andiamo. Andiamo? Un salon? Salon? Stiamo assistendo al grattugiamento del cocco, che è alla base della cucina malgascia. Questo cocco verrà, come ho detto, grattugiato, poi unito all'acqua e si formerà il latte di cocco, che viene utilizzato per cucinare, per il riso, per lavorare, cucinare dei dolci, qualsiasi cosa, è proprio alla base. Vita sociale malgascia si vive all'aperto, le case servono quasi solo per dormire. Come vedete, qui ci sono le persone, le donne che lavano le stoviglie, cucinano all'aperto e utilizzano il carbone. Ovunque mi giri ci sono delle bancarelle, questo sta a significare che le persone si stanno aprendo al turismo. Sì, infatti Nosy Irangia non è un'isola che ospita tantissimi turisti, ma pian piano sta crescendo e le persone del posto si sono attrezzate ed è diventato un villaggio mercato. Adesso guardiamo il villaggio da un'alta prospettiva. Come tante volte accade, in molti luoghi dall'aspetto paradisiaco, il turismo cala un velo su realtà complesse, che spesso coinvolgono territori violati. Avete capito dove mi trovo? A quest'ora della sera, il tramonto, il sole è appena andato giù, là in fondo guardate lo spettacolo della luna che con la sua luce contribuisce a dare un'ultima illuminazione a queste colline che sono punteggiate da tanti cipressi. Sto parlando di uno dei luoghi più fotografati di tutto il nostro paese. Mi trovo in Toscana, esattamente in Val d'Orcia, patrimonio dell'umanità. Fra poco vi racconterò alcuni dei suoi tesori, però dovete avere un pochino di pazienza, mi raccomando, non muovetevi.
Quante volte abbiamo sognato di vivere in una città ideale? A me è successo un sacco di volte. Ho desiderato cambiare casa, raggiungere il posto dei sogni dove non c'è traffico, non c'è confusione, dove tutto è a portata di mano, dove tutto è aperto, spazioso, a contatto con la natura. Ecco, io alle mie spalle in questo momento ho raffigurato quello che possiamo definire il progetto della città ideale, che è nato nella metà del 1400 per volere di Papa Pio II Piccolomini, che era nativo di questi territori. Allora adesso vi chiedo anche di fare un lavoro di immaginazione insieme a me. Pensiamo di essere nella città di Lilliput. Questa è la raffigurazione della famosa città ideale, Pienza, conosciuta anche come città della luce. Questo era il palazzo del Papa, un palazzo anche pieno di finestre, luminoso, ma fateci caso, anche tutti gli altri palazzi hanno tante finestre per aprirsi sul mondo. Un progetto molto interessante che è stato studiato, apprezzato e ancora oggi sono tantissime le persone che venendo in Italia raggiungono Pienza per bearsi di tanta bellezza. E uno dei passaggi obbligati è proprio lungo questo camminatoio, sentiero, chiamiamolo come volete. Da una parte costeggia il borgo, dall'altra si affaccia sulla Val d'Orcia. Questo è esattamente il camminamento di cui vi stavo parlando, che costeggia tutta Pienza e soprattutto si affaccia sulla Val d'Orcia, che in questo momento appare di vari colori. Una terra che è simbolo nel mondo di qualcosa di ricco, di fertile, di rigoglioso. E invece dobbiamo pensare che si tratta di una terra molto difficile da lavorare perché è argillosa. Pensate che cosa doveva essere quando ancora si usava l'aratro trainato dai buoi. Insomma, non è tutto oro quel che luccica, però la bellezza è una realtà indiscutibile, tanto che nel corso degli anni questi luoghi sono stati anche il set di film molto importanti. Per farvi un esempio pratico, un film di rilevanza internazionale, il famoso Gladiatore di Ridley Scott. Vi ricordate tutti la scena di quando il protagonista cammina nei campi Elisi accarezzando il grano? Sei a casa. Beh, quella scena che ha colpito l'immaginario di tutto il mondo è stata girata proprio qui vicino. Un luogo speciale, quindi Pienza, celebrata anche da Giovanni Pascoli, che la raccontò come nata da un pensiero d'amore e da un sogno di bellezza. E l'amore di chi ci vive lo si percepisce anche dalla cura di ogni angolo e di ogni singolo balcone adornato di fiori. C'hai i croccantini.
Oggi Pienza appare ai nostri occhi semideserta, perché purtroppo il Covid ha svuotato i nostri centri storici e non solo. In un periodo normale qui erano tantissimi i visitatori, 365 giorni all'anno, soprattutto per il fatto che le persone che arrivavano in questi territori scoprivano un luogo che nei secoli si era trasformato molto poco. Per quale motivo tutto ciò? Beh, bisogna ricollegarci a quello che vi ho raccontato prima, al fatto che questa terra è sempre stata molto difficile da lavorare in quanto argillosa. E allora negli anni 60, quando per molte persone c'è stata l'opportunità di cambiare vita, di cambiare lavoro, di andare lontano, Pienza si è spopolata e ha iniziato a vivere un periodo di seria povertà. La povertà ha fatto sì che molte persone non avessero i soldi per restaurare le proprie case, i propri palazzi. Ma paradossalmente, col senno di poi, dobbiamo addirittura capire che è stato un bene. Perché? Perché in quegli anni, ricordiamolo ancora, negli anni 70, molte ristrutturazioni hanno fatto dei grandi danni. Per iniziarle seriamente si è dovuto attendere il 1990 circa. Perché? Perché questi territori hanno iniziato una nuova vita. A quel punto le ristrutturazioni sì si potevano fare perché c'erano i soldi, ma dovevano essere fatte con grande attenzione perché questi patrimoni storici necessitavano di essere tutelati ed è stata una fortuna. Pienza, come avete visto, è un borgo molto piccolo, con solo 2.000 abitanti, e attraversarlo da una parte all'altra è davvero un soffio. I pochi visitatori che incontro sono quasi tutti stranieri, che si godono la bellezza di una solitudine inaspettata. Ma adesso è il momento di entrare nel palazzo di Papa Pio II Piccolomini, colui che, come vi ho detto, ha dato inizio a tutto questo. Camminare fra le sue stanze è un vero passo indietro nella storia. Alla fine del lungo corridoio che percorro, ho la sensazione che ci sia qualcuno. Ma è solo aprendo una porta che ad aspettarmi trovo la luce. Oggi Palazzo Piccolomini è una casa museo, può essere tranquillamente visitata e si può fare un viaggio nella storia fra il Rinascimento e il XX secolo. Questo palazzo è stato abitato fino al 1962 dal conte Silvio Piccolomini, che ha dedicato anche parte della sua vita al restauro di questo patrimonio che dovremmo dire essere davvero di tutti quanti noi. Quando uno arriva in questo palazzo, subito rimane colpito dal modo in cui è stato costruito. Già allora si cercava un rapporto fra l'uomo e la natura. Nonostante l'uomo da sempre sia stato al centro dell'universo, in quegli anni si cercava un punto d'incontro, che poteva essere rappresentato da una grande apertura sulla Val d'Orcia, però accompagnata da un giardino pensile. Questo è il giardino. Vedendo come sono state realizzate queste siepi, come sono messe in maniera precisa tutte queste piante, mi viene da fare una riflessione. Certo, si cercava il contatto con la natura, però la natura doveva essere comunque governata, perché questa non è la vera natura, molto diversa da quella che possiamo immaginare in quegli anni circondava l'abitato di Pienza. L'uomo, in questo modo,
ancora una volta ha voluto ribadire un concetto, probabilmente. Io ho bisogno della natura, però la natura deve sottostare al mio volere, deve essere domata, controllata, imbrigliata. Continuiamo il nostro racconto della Val d'Orcia proseguendo verso il Monte Amiata, in un territorio di origine vulcanica, pieno di tesori rappresentati da castagneti, cascate d'acqua e terreni rigogliosi. La mia prossima meta è un'opera naturale apprezzata ancora una volta quasi di più dagli stranieri che da noi italiani. Vi ho raccontato che questo territorio ha un'origine vulcanica, però ancora non vi ho mostrato le vere manifestazioni vulcaniche. E allora siamo arrivati. Perché? Perché sono in un posto conosciuto come i Bagni di San Filippo. Vedete questa formazione che ho qui alle mie spalle? Ecco, questa è la presenza del vulcano. Venite a vedere. Avvicinandomi già si sente molto forte l'odore, la televisione non ci permette di farvelo sentire. E poi qui, in questo luogo molto amato, ci sono tante pozze d'acqua calda, quindi sono delle pozze di acqua termale. Il Covid ha svuotato ancora una volta il territorio. Nonostante tutto, però, ci sono ancora delle persone. In questo momento, ad esempio, ci sono dei ragazzi che si stanno bagnando in una di queste piscine, che vengono a prendere un po' di calore. Mi hanno spiegato che gli abitanti del territorio vengono qui ai Bagni di San Filippo, che voglio ricordare una cosa importante, sono assolutamente liberi, quindi non si paga nulla, sono gratuiti. Comunque gli abitanti del territorio vengono qui soprattutto d'inverno, quando c'è molto freddo, e si mettono nell'acqua calda, immersi in questo contesto naturale che, insomma, è inutile ripetermi, però come vedete è davvero speciale. Ma i punti più belli, più significativi, sono più avanti. Vi voglio portare a vedere una formazione rocciosa conosciuta con il nome di Balena Bianca. Quando ho parlato di piscine, ovviamente intendevo parlare di piscine naturali. Alcune più che piscine dovrei chiamarle pozze, perché sono davvero molto piccole. Però le persone scelgono di immergersi nell'acqua calda in posti molto diversi, che sono anche abbastanza distanti uno dall'altro. Attento con la telecamera. Adesso sto facendo questo sentiero e devo fare anche abbastanza attenzione perché è scivoloso. C'è tutta argilla, ci si infangano completamente i piedi, perché vi voglio portare a vedere la formazione più spettacolare, dove peraltro esce l'acqua più calda. Parliamo di un'acqua a temperatura di 48 gradi. Si intravede già attraverso la vegetazione una gigantesca formazione completamente bianca che dovrebbe ricordare la testa di una balena con la bocca aperta. Sarà vero? Avviciniamoci ancora di più, così lo scopriamo. Continuiamo a scendere piano piano. Mi faccio aiutare dagli alberi, dalla vegetazione. Guardate, guardate, vieni, vieni, avvicinati con la telecamera. Guarda, ci sono due signore, sembrano proprio in un terrazzo naturale in questa situazione. E la cosa deliziosa è che alla base del terrazzo, adesso ci avviciniamo con la nostra telecamera, c'è il loro cane che le guarda. Guardate il cagnolino, non si muove, rimane lì fisso, sta facendo anche lui i bagni d'acqua calda in attesa delle sue padrone.
Comunque, avete capito cosa dico quando parlo di contesto naturale di grande bellezza? Insomma, questa è la ricchezza, no? Perché lo sappiamo, i bagni termali si possono fare in diverse realtà italiane, anche in Toscana ci sono diversi centri termali, però si tratta sempre comunque di alberghi dove uno alloggia, paga dei soldi e quindi ha la possibilità di immergersi in queste acque calde. In questo momento invece sto parlando di una realtà aperta a tutti, se vogliamo sicuramente più selvaggia, meno curata, però forse è proprio questo che la rende più speciale. Andiamo fino in fondo, vieni. Attento con la telecamera. Piano piano, acqua che scende da tutte le parti. Vorrei avvicinarmi per sentire con mano la temperatura. Vediamo. Tentiamo di scendere un po' più in qua. Quando io parlo di realtà libere, ho anche detto che si tratta magari di realtà meno curate, meno artificiali, il che non significa che valgano di meno, però c'è un'altra cosa che invece non vorrei mai dover vedere e raccontare. E cioè il fatto che magari c'è sporcizia, ma la sporcizia non viene mai dalla natura. La sporcizia viene portata qui dalle persone che non hanno rispetto per tutto questo e quindi è una cosa un po' diversa, che non c'entra niente col fatto che siano libere. Anzi, mi fa quasi più indispettire, perché uno ha la possibilità di godere appieno di una cosa del genere e poi non se ne prende abbastanza cura. Allora, siamo arrivati all'acqua, come vedete biancastra. Vediamo se riusciamo a non cadere di sotto. Vediamo cosa succede, eh? Piano piano la temperatura. No. Devo dire molto gradevole. Qui dove ho messo adesso le mani saremmo intorno forse ai 35 gradi. Avete visto? Ho percorso qualche centinaio di metri e subito mi sono trovata in un'altra ambientazione ancora, perché alle mie spalle adesso la formazione rocciosa non è più tutta bianca, ma è diventata verde. Io mi sono avvicinata e sono rimasta senza parole, perché ho visto che sopra questo muschio c'erano delle macchie bianche molto intense e allora ho detto: ma che cosa saranno? Ebbene, sono le foglie, quindi alle mie spalle abbiamo l'incontro fra tanti elementi naturali: la formazione rocciosa, l'acqua, il muschio, le foglie che sono cadute nel tempo, non si sono più mosse, hanno perso il loro colore e sono diventate un tutt'uno con la roccia, quindi completamente bianche. Il percorso non è finito, si può andare ancora più avanti. E ancora più avanti cambia tutto, perché, come vi ripeto, ogni angolo si presenta in maniera diversa ed è proprio questa la ricchezza dei bagni di San Filippo. Un tesoro, come vi ho mostrato, facile da raggiungere, che ci ricorda che spesso realtà preziose sono dietro l'angolo e noi non lo sappiamo, come vi dimostro con il prossimo stop del mio viaggio. Mi
sono fermata, l'avete visto, con la macchina sul ciglio della strada. Qui continuano a passare altre autovetture e anche camion. Sto parlando quindi di qualcosa che si può visitare con l'assoluta tranquillità. Ma perché vi ho portato qua? Che cos'è che c'è di così importante da visitare? Beh, una pianta monumentale, una ricchezza per il nostro patrimonio culturale italiano. Allora, mi direte voi, perché si parla di patrimonio culturale? Perché questa quercia, che ha 370 anni, è messa sotto tutela dal Ministero dei Beni Culturali. È la prima pianta italiana ad essere protetta in questo modo. La cosa che mi ha colpita in assoluto di più è questo ramo gigantesco che è proprio è qui sdraiato di fronte alla quercia, e ce n'è un altro dall'altra parte. Allora sono andata a informarmi e mi hanno spiegato che questi due rami enormi, che rappresentano addirittura un terzo di tutta l'antica quercia, sono stati lasciati qui perché sono stati distrutti, abbattuti da dei, vogliamo chiamarli, vandali che nel 2014 hanno usato questa quercia per fare del free climbing. Quindi è un po' a monito di quello che non si dovrebbe fare quando ci si trova di fronte a una pianta che ha condiviso la sua storia con noi esseri umani. Legate alla sua esistenza ci sono storie e leggende. Si racconta che nel corso della Seconda Guerra Mondiale sotto le sue chiome si rifugiassero i partigiani e nascondessero le loro munizioni. E poi invece, se uno vuole ancora volare con la fantasia, qui sotto si incontravano le streghe, facevano i sabba dove si mettevano all'opera riti magici. Al di là di questo, è importantissimo venire qua per fare sentire tutti noi uniti nella difesa del patrimonio naturale, perché è molto importante ricordare che dal 2017 è cambiato qualche cosa. Noi siamo sempre portati a mettere ciò che fa l'essere umano al centro di tutto. Nessuno pensa mai che sia importante proteggere una pianta o una specie animale rispetto, che ne so, alla Gioconda, a una chiesa. E invece è così. Se ci pensiamo, vi rendete conto? Noi siamo più propensi a difendere una scultura creata da un uomo, magari un grandissimo uomo, rispetto all'idea di far estinguere completamente dalla faccia della terra una specie vivente. Ecco, come la penso io lo sapete tutti perché lo dichiaro da tutta una vita. Però sapere che finalmente una pianta del genere è un patrimonio da tutelare esattamente come tanti altri elementi creati dall'uomo, ritengo sia un importantissimo passo avanti. Non siete d'accordo? 370 anni sono davvero tanti e meritano rispetto. Ma rispetto lo meritano anche tutti gli alberi delle nostre città, e non sempre è una cosa facile. Ascoltate che cosa succede nel nostro paese da nord a sud. Da nord a sud si assiste quotidianamente a tagli indiscriminati nelle città e nelle aree verdi. Pini domestici soprattutto, ma anche pioppi, lecci, eucalipti. Le amministrazioni locali devono eseguire lavori sul manto stradale, rimuovere radici, scongiurare pericolose cadute. Così migliaia di fusti non malati vengono tagliati preventivamente, fra le proteste della gente. Potature errate, danni alle cortecce, ai rami e ancor peggio alle radici. In tante forme diverse l'uomo agisce negativamente sul corretto sviluppo degli alberi, silenziosi e indispensabili compagni della nostra vita nei giardini, nelle città e nei boschi. In media 10.000 alberi all'anno vengono abbattuti. Tutti gli interventi gestionali che vengono fatti su un albero hanno un impatto. Ovviamente la potatura è quello che impatta, è uno di quelli che impatta di più. Quindi una volta che io so perché sto potando, intervengo lì solo dove c'è bisogno. Quindi vedere le capitozzature, che sono invece la rimozione completa della chioma,
con l'illusione di metterla in sicurezza, termine che è assolutamente errato parlando di alberi, portano a una pianta a un precoce invecchiamento. Altri interventi molto impattanti sono appunto l'impermeabilizzazione del terreno intorno e gli scavi che vengono fatti molto spesso in ambiente urbano per i sottoservizi e possono impattare con la salute della pianta. Quasi 4 cittadini europei su 5 vivono in città e la loro qualità di vita dipende in gran parte dalla qualità dell'ambiente urbano. Il verde urbano non si può considerare più esclusivamente come elemento estetico ed ecologico delle nostre città, ma come un vero e proprio servizio al cittadino. E una buona gestione ambientale della città non può trascurare questo patrimonio e soprattutto non può prescindere dalla sua natura di ecosistema, cioè di entità vivente. Il problema non è solo quello di aumentare il numero e l'estensione del verde pubblico in Italia. Il problema è soprattutto quello di gestire in maniera più adeguata, più accurata, più efficace gli alberi e gli spazi verdi presenti. Eppure salvarli non è impossibile. Lo dimostra il caso concreto di Lignano Sabbiadoro, nota località balneare in provincia di Udine. Dovevamo salvare 400 Pinus Pinea sul lungomare Trieste, salvaguardando però i loro apparati radicali e la loro stabilità e evitando che poi nel tempo il rifacimento del manto stradale, dei pavimenti e dei marciapiedi poi potesse essere rotto dalla risalita degli apparati radicali. Gli apparati radicali cercano ossigeno e quindi gli abbiamo dato ossigeno. Abbiamo eliminato il terreno e abbiamo abbassato gli apparati radicali e siamo riusciti a ricostruire tutti i sottoservizi, il manto stradale e i marciapiedi. Abbiamo quindi salvato 400 alberi. Si può fare se c'è la volontà politica, se si vuole salvare effettivamente gli alberi. E questi alberi ora sono il viale monumentale più lungo d'Italia, con i suoi 2 chilometri, i suoi 400 alberi che guardano il mare. Il pino domestico è la pianta simbolo della città di Roma. In realtà è una specie stabilmente insediata in tutti i paesaggi mediterranei e in quello italiano in particolare. Dopo i pini della Campania, anche quelli di Roma rischiano la morte e l'estinzione a causa di un parassita che è arrivato in Italia dall'America e si chiama Tumaiella parvicornus o cocciniglia tartaruga. Per i pini di Roma, patrimonio naturalistico di prim'ordine, è una vera e propria epidemia e molti esemplari sono destinati alla morte anche per la mancanza di un piano di cura e manutenzione adeguato avviato nei tempi giusti. Le soluzioni contro il parassita però esistono e il fattore tempo è determinante. Nel cuore della capitale c'è chi ha trovato la soluzione all'abbattimento. Nella gestione dei Giardini Vaticani l'abbattimento di un albero è l'estrema ratio, anche quando l'albero viene colpito da parassiti come la cocciniglia tartaruga. È successo anche qui? Cosa avete fatto? Sì, è successo anche qui. Diciamo che il primo affaccio della tartaruga cocciniglia all'interno dei Giardini Vaticani avviene più o meno nella primavera del 2019. Da quel momento in poi comincia tutta un'operazione di studio e di investigazione su sugli eventuali rimedi che ci potevano essere. E per tamponare comunque l'avanzare della malattia siamo intervenuti con dei bagni in chioma, con prodotti ovviamente bio. E con questa metodologia siamo riusciti a contenere la malattia, non l'abbiamo eliminata ma l'abbiamo contenuta, in modo tale di prendere tempo per poter studiare altre soluzioni. Con le tecniche che avete applicato, quanti pini siete riusciti a salvare? Tutti, non abbiamo abbattuto neanche uno. Il pianeta è una casa comune, va salvaguardata e va aiutata, quindi vanno apportate delle cose positive, non di distruzione. Con l'articolo 9 l'Italia è il primo Stato al mondo ad aver inserito nella sua Costituzione la tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della nazione. Questo significa riconoscere e difendere la particolare ricchezza, anche ambientale, che il nostro paese ha. Continuiamo insieme la scoperta della Val d'Orcia, che ad ogni stagione si arricchisce di nuove sfumature di colori.
Quando vi si chiede qual è la stagione che preferite, avete mai risposto l'autunno? Io personalmente no, perché l'autunno in linea di massima è sinonimo di decadenza, di perdita delle foglie, di colori che sbiadiscono. E invece in questo momento credo che l'autunno si stia esprimendo con la sua massima energia. Dico questo perché vi sto conducendo in un punto particolarmente significativo. Questo viene conosciuto come percorso dell'acqua e si trova all'interno di un'area protetta chiamata Parco Vivo. Un percorso dell'acqua che adesso noi faremo insieme lungo un ruscello che fino ai primi del Novecento era invece un grande fiume. Quando parliamo d'acqua, per prima cosa dobbiamo ricordare che parliamo di energia pulita. Davanti a me vedete questo piccolo slargo circondato da questa balaustra? In realtà qui, fino ai primi del Novecento, c'era una piccola centrale idroelettrica. Perché? Perché quello che adesso davanti ai nostri occhi appare come un torrente, fino a quel tempo era un grande fiume importante, conosciuto con il nome di Vivo. Poi, nei primi del Novecento, invece è stato definitivamente imbrigliato. E quello che stiamo vedendo è ciò che resta dell'acqua di questo fiume così importante. Il sentiero che sto percorrendo offre diverse opportunità. Se uno non è troppo sportivo, può camminare per circa 1,5 chilometri. Se uno invece vuol fare tutto il percorso dell'acqua, cammina per circa 5 chilometri. Però la cosa più importante è che dobbiamo ricordare che noi ci stiamo muovendo alle pendici del Monte Amiata e quindi da qui poi si snodano tanti diversi sentieri che permettono dei trekking di circa 40 chilometri. Sentieri che ci portano alla scoperta di luoghi nascosti, come questo che insomma tanto nascosto non è perché è facilissimo da raggiungere, però è una piccola cascatella e ci dà davvero la sensazione di essere immersi totalmente in colei che è la madre di tutto. Fra poco apriremo la cassaforte di questo territorio per mostrarvi la sorgente che disseta anche la città di Siena. Continuo la mia salita verso le sorgenti più preziose di questo territorio, passando vicino a un antico eremo risalente all'XI secolo. È stato costruito in una posizione molto isolata e la sua fondazione è attribuita a San Romualdo, un nobile diventato eremita che in questi luoghi era arrivato in cerca di pace. Ecco, guardate, siamo arrivati. Ho camminato per circa 1,5 chilometri fra questi boschi, ma sono al punto più prezioso di tutto questo territorio perché sono alle sorgenti dell'Ermicciolo. Siete pronti ad aprire la cassaforte del tesoro? Siete pronti? Avete mai visto una sorgente? Ve la faccio vedere io. Vieni. Seguimi con la telecamera. Quando parlo di cassaforte non esagero, perché questa è una struttura molto vecchia, dei primi del Novecento, totalmente in cemento armato. Qui nasce la vita,
perché qui nasce l'acqua che dà da bere a tutta la città di Siena, non soltanto, a tutta la Val d'Orcia e anche alla Val di Chiana. Pensate quante persone hanno la loro vita collegata a ciò che vi sto per mostrare. Non si sente neanche tanto rumore, però aprendo questa porta sentirete, dovrò anche urlare. Ci siamo! Sono entrata in questo tunnel, il rumore è più forte, quindi devo alzare la voce. Come vi dicevo, è stato costruito nei primi del Novecento. Fino ad allora l'acqua che sgorgava direttamente dalla roccia dava vita a quello che poi oggi è il torrente che vi ho mostrato, il torrente vivo, che allora era il fiume vivo. Ci siamo, Venite! Questa è la struttura costruita dall'uomo attorno a questa roccia dalla quale sgorga l'acqua. Infatti qua, vedete, si intravede un po' la roccia dalla quale esce già un'importante quantità d'acqua, ma in realtà questa è soltanto una, più avanti esce molta più acqua, venite. Ecco, questo è il vero tesoro di cui vi stavo parlando. In questo momento da qui escono circa 160 litri d'acqua al secondo. La quantità maggiore esce in linea di massima alla fine di luglio, quando si raggiungono i 200 litri d'acqua al secondo. Per quale motivo, per avere tutta questa quantità d'acqua, bisogna aspettare luglio? Perché dobbiamo ricordare che l'acqua che precipita dal cielo, comunque la neve, che poi filtra nel terreno e raggiunge le falde acquifere, per raggiungere le falde impiega 6 mesi. Vi faccio vedere un'altra cosa molto interessante. Vedete, qui davanti a me abbiamo 2 livelli che accompagnano l'acqua. Uno è quello proprio più attaccato alla roccia. Questo secondo canale più in basso è quello che poi immette l'acqua nel torrente vivo che vi ho appena fatto vedere, mentre l'acqua che si trova nel canale più in alto poi viene immessa all'interno di tubature, all'interno dell'acquedotto che dopo 60 km raggiunge la città di Siena. Ma adesso è meglio uscire perché il rumore è troppo forte. Usciamo. Fabio, c'era una persona in particolare che aveva capito il valore di questo tesoro e se ne è preso cura per tantissimi anni. Il vecchio guardiano della sorgente era Romualdo, un signore che oggi ha più di 90 anni e che veramente ha amato questo luogo in un modo incredibile e ci ha trasferito il suo amore appunto anche a noi. Addirittura questa era la casetta dove viveva lui, insomma, dove lavorava lui. Sì, lui adorava questo luogo, appunto, controllava sempre, ogni giorno, che tutto andasse bene, che le portate andassero bene, le pressioni, e molto spesso doveva dormire qui e cercare di, appunto, magari riparare un guasto o mettere, appunto, le pressioni dell'acquedotto. Allora, è molto importante sapere che queste sorgenti possono essere visitate, però questo avviene non da tanto tempo, ma grazie a una cooperativa che ha messo in piedi questa idea, che secondo me è appunto molto importante, perché le persone vengono qui, hanno la possibilità di vedere quello che ho appena visto io e ne capiscono forse molto di più il valore. La cosa che ci ha colpito è che quando questo guardiano Romualdo
ci ha simbolicamente consegnato queste chiavi. Lui ha detto: ricordatevi che questa è la porta della cassaforte, la cassaforte più importante, non c'è tesoro più importante dell'acqua, perché l'acqua appunto è una fonte di vita. Fabio, a proposito di Romualdo, io ho bisogno di sapere una cosa molto importante. Abbiamo detto luglio, massima portata d'acqua, adesso un pochino meno, ma con i cambiamenti climatici in atto, avete percepito una diminuzione d'acqua o no? E abbiamo, gli ultimi anni abbiamo avuto abbastanza fortuna, ci sono state nevicate e piogge, quindi l'acqua più o meno è abbastanza abbondante, ma dobbiamo guardarla in un lungo periodo. Romualdo ci racconta quando il vecchio guardiano, il primo guardiano dell'acquedotto, mi consegnò le chiavi, disse che aveva visto una portata d'acqua di circa 300 litri al secondo. E lui nell'arco della sua lunga carriera qui come guardiano ha visto un picco massimo di 240 litri, noi per ora diciamo abbiamo visto un picco di 200 litri, quindi se andiamo a riconsiderare nell'arco di 100 anni abbiamo avuto una perdita quasi di 100 litri, questo chiaramente è molto variabile, dipende anche dall'annata. Però dobbiamo stare molto attenti, dobbiamo invertire in qualche modo questo andamento, altrimenti immaginate, perdendo circa un litro al secondo all'anno, arriveremo fra 100 anni a averla quasi estinta questa sorgente. Un'attenzione che dovremmo avere per tutte le risorse del pianeta. Adesso ci spostiamo in Indonesia, terra del sogno, ma anche del dramma della deforestazione selvaggia e della scomparsa di specie preziose. L'Indonesia occupa un posto di rilievo nel sud-est asiatico. È formata da migliaia di isole vulcaniche e apprezzata per le spiagge, i vulcani, i draghi di Komodo, gli oranghi e le tigri che abitano la giungla. Questa è solo la frettolosa sintesi di un territorio vastissimo e complesso, un insieme di luoghi unici composto da oltre 17.000 isole pressoché sconosciute. L'Indonesia è uno dei paesi più affascinanti della Terra. Conosciuta ufficialmente come Repubblica di Indonesia, è il più grande stato arcipelago del mondo, con una popolazione di oltre 270 milioni di abitanti. Questo antichissimo territorio è il quarto paese più popoloso del mondo dopo Cina, India e Stati Uniti. Le grandi risorse naturali che questa terra aveva da offrire sono state il motore che ha spinto nei secoli le potenze straniere ad approdare quaggiù. Attraverso le sue numerose isole, l'Indonesia ospita diversi gruppi etnici, linguistici e religiosi che convivono in tutto il territorio. Il motto nazionale racchiude tutta la storia dell'arcipelago. Bhinneka Tunggal Ika, in italiano uniti nelle diversità, o letteralmente, molti ma uno solo. L'Indonesia, tuttavia, è un paese ricco di contrasti e il suo vasto territorio comprende numerose aree disabitate e selvagge. L'estensione geografica, il clima caldo e tropicale e la profonda diversità del territorio pongono l'arcipelago indonesiano al secondo più alto livello di biodiversità del pianeta, dopo il Brasile. Le coste che si estendono per 80.000 chilometri e i mari tropicali contribuiscono in maniera decisiva all'alto livello di biodiversità dell'arcipelago. Considerando la vastità del territorio che si estende in orizzontale seguendo la linea dell'equatore, flora e fauna racchiudono specie asiatiche e australi.
numero dei grandi mammiferi come tigri, rinoceronti e orangutan, un tempo molto diffusi, si è oggi ridotto drasticamente e le cause sono diverse. Le foreste ricoprono tutt'oggi circa il 60% del paese, ma in molte aree la deforestazione ha inciso negativamente, riducendo buona parte della vita selvatica. La rapida industrializzazione e la forte presenza di turismo di massa stanno accrescendo le problematiche ambientali. La deforestazione su larga scala, in gran parte illegale, l'eccessivo sfruttamento delle risorse marine, le conseguenze connesse alla rapida urbanizzazione, la cattiva gestione dei rifiuti, sono solo alcune delle calamità che si stanno abbattendo su questo meraviglioso scrigno di natura. La distruzione degli habitat sta minacciando la sopravvivenza, soprattutto delle specie endemiche. Bali è tra le più sviluppate isole dell'arcipelago. Oltre che per i suoi numerosi templi, è altrettanto famosa per le sue risaie a terrazza sviluppatesi grazie al Subak, un sistema di irrigazione inventato nel IX secolo e dal 2012 patrimonio dell'UNESCO. Per i balinesi l'irrigazione non consiste solamente nel garantire la fonte di vita alle piante, ma l'acqua serve a creare un complesso sistema di irrigazione utile a tutti. Il Subak basa la sua efficacia su una gestione cooperativa dell'acqua attraverso un ingegnoso sistema di canali e dighe. Sfruttare anche i terreni più scoscesi, è stato progettato un complesso apparato di terrazzamenti. I campi di riso occupano un totale di 20.000 ettari e le comunità vivono e lavorano nello stesso luogo. Il riso è visto dal popolo come un dono degli dèi. E il sistema Subak è parte integrante della cultura dei templi. Un sistema basato su pratiche di coltivazione democratiche e comuni ha consentito ai lavoratori di Bali di diventare i produttori di riso più prolifici di tutto l'arcipelago indonesiano. Nella porzione a est di Java, nota anche con il nome di Java Timur, si alzano vette incredibili e vulcani ancora attivi. Il Gunung Bromo è la montagna che dà il nome all'area protetta ed è infatti un vero e proprio monumento naturale, divenuto nel tempo protagonista di numerose leggende. Con i suoi 2.392 metri sul livello del mare, il Gunung Bromo è una vetta spettacolare. Il suo fascino non risiede soltanto nella sua imponenza, quanto nello scenario straordinario in cui è inserito. Insieme alle cime del Kursi e del Batok, rispettivamente 2.581 e 2.440 metri, il Gunung Bromo è uno dei vulcani emersi dall'antica caldera del Tengger, la cui ampiezza raggiunge i 10 km di diametro.
L'Indonesia è considerata un paese transcontinentale. Appartiene infatti sia all'Asia che all'Oceania, in quanto comprende isole posizionate ai due lati della linea di Wallace. La linea di Wallace è una linea immaginaria che separa la regione asiatica da quella dell'Oceania, basata su elementi di tipo biologico. La linea prende il nome dal naturalista gallese Alfred Russel Wallace, che per primo individuò una discontinuità di tipo biologico tra gli arcipelaghi confinanti questa linea. Durante i suoi viaggi nella regione, avvenuti nel XIX secolo, Wallace notò l'esistenza di una discontinuità tra le specie animali a est e a ovest di questa linea. A ovest osservò essere presenti animali comuni all'Asia, come elefanti, tigri, leopardi e lemuri, e a est invece quelli comuni alle isole dell'Oceania, come i marsupiali. Con temperature medie che non scendono mai al di sotto dei 28 gradi centigradi e un tasso di umidità che si attesta tra il 70 e il 90%, l'Indonesia ha un clima tropicale 365 giorni l'anno. Per questa ragione, le stagioni dell'Indonesia si possono suddividere in due periodi molto precisi che si alternano durante tutto l'anno: la stagione delle piogge e la stagione secca. Nella maggior parte delle aree dell'Indonesia, la stagione delle piogge inizia a settembre e dura fino a marzo, mentre la stagione secca inizia ad aprile e si spinge fino ad agosto inoltrato. L'Indonesia è forse il luogo della Terra che necessita maggiormente di protezione e consapevolezza green. Il governo ha lanciato il 10 New Balis Project, 10 nuove Bali, un progetto ambizioso che prevede di proporre 10 nuove località da indicare al turismo internazionale per allentare così la pressione su Bali, una delle capitali mondiali della vacanza a mare e movida che più sta soffrendo di questo imbarbarimento turistico. L'Indonesia vuole ricreare il suo gioiello turistico più prezioso in altre isole e lo slogan ribadisce che nell'arcipelago ci sono 18.307 Bali. Un grande lavoro di riqualifica dunque, ma assolutamente controllato. Queste nuove isole non diventeranno mai una seconda Bali. Niente ristoranti alla moda e beach club. Resteranno luoghi autentici dalla natura incontaminata per riscoprire tutto il sapore della vera Indonesia. Lasciamo ora l'Indonesia per raccontarvi, come sempre, il nostro diario di viaggio. Tantissima, no, rifacciamo. Senza stoppare perché bello, un viaggio. Alpe Campo, scena 1, no. Alpe Campo, scena 1, check 1. Check 1. Ma sei più sicuri che queste scale vecchie, no? Insomma, mi fate andare da tutte le parti. Poi non è che siano proprio confortevoli, ce la faremo lo stesso. La giusta interazione uomo-ambiente. In questo momento ha detto basta a coccole e quindi rispetto la sua scelta. I'd rather hear some blues and funky old soul.
si dovrebbe abbandonare il telefono, ci si dovrebbe sdraiare in riva al mare, anzi il mare no. No, ragazzi, che è un teatro anch'io. I calzini li posso tenere? Meno che può togliere. Ma io tutto, così il pitone può mordere a dove. Grazie. Aspetta che ho perso il microfono. Ecco. Eri bravissimo! No, eri bravissimo! Allora adesso ci va, però stai calmo, ok? Questo è un lemure macaco. Bella questa? Secondo me. Tiro subito così? No. Ok. Qua invece tutta l'apertura totale. Beh, capita. Si deve premere con la testa. Due. Sali. Rimanete con me. Bella.